שלום עליכם, כאן שם עברי, עוד יום מסרשם של מסכת יבמות, דף כ"ה, ונצא מן המשנה עם עמוד א'. למשנה עם מסכת גיטין, דיד שאלה פנימיסטים המשנה, המביא גט מבניית הים, צריך לומר לפני הכתב ולפני הכתב, עושיה, אומרים כפרטה ונגט לדיאספורה, לארץ ישראל, די בתסימוניאלי כבידי, כגט, כליפורטה, פו סקריטו, איסו פרזנצה, איפו פירמטו, תסימון איסו פרזנצה. אורה, נוסה משנדית ש, כאון טלה מסג'רו, כפורטו טלה גט, דל הדיאספורה, נס ישראל, אדיסה, מפני נכתב, מפני נכתב, דיסה לפורמולה כנצסל וכדיקה, dice la Mishnah, lo sai questo, che non può sposare la donna riguardo alla quale lui porta questo get, perché la gente direbbe che lui forse è, dice una bugia e questo get non fu scritto in sua presenza, eccetera, e lui la vuole sposare. Adesso un altro caso, se un testimone testimonia che Met, che il marito della donna morì, oppure che disse a Raksiv che io ho ucciso il marito, oppure disse a Ragnu che vide che un gruppo di persone che lui era presente che uccise il marito, lo sai questo, non può sposare questa donna riguardo alla quale lui testimonia, perché forse la gente direbbe che lui sta dicendo una menzogna per sposarla. Rabbi Omer, Araxiv, se il testimone dice che lui dichiarò che lui uccise il marito, lo tiene a sé isto, che veramente questa donna non può sposarsi affatto in base a questa testimonianza, cioè non può né sposare lui, il testimone, e né altri, perché in fin dei conti lui testimonia che lui è un assassino e perciò non è invalido per testimoniare. Però si dice a Ragnu che il gruppo di persone che lui rappresenta lì, che uccise il suo marito, allora tina sei sto, la moglie può sposare altri. Dice la Gemara, tama de nidanza yam, da lecca sanchina, ava il mezzo Israel, dell'ava lecca sanchina, e sai ti sto. Ciò abbiamo detto che non può sposare questa donna, riguardo alla quale lui portò il get. Questo è solo poiché lui portò il gay dalla diaspora, poiché ci affidiamo a lui, come, che lui disse che lui vide che come il gay fu scritto e firmato. Però se il gay fu portato da SSL, che non deve dire Fanatram, siccome siccome non ci affidiamo a lui, perciò chissà, può sposare può sposare la moglie, cioè questa donna alla quale lui portò il get. Beh, ma chi è Gmarà? Dell'Ava Aleka Sanchina. Ma in fin dei conti non ci fidiamo a lui. Diamarmar, Isha Daika U Minzo. Veramente quando un marito morì, la moglie fa delle ricerche per sapere se il marito morì oppure no, e solo ciò, dopo di ciò può sposarsi. Beccatani, veramente dopo di ciò che lei fece la ricerca, se scoprì che il marito morì, allora lei sa che morì, benché ci sono non ci sia dimostrazione. Beccatani, e come ho studiato che uno che testimonia che per il favore della donna
che il marito morì. Lo è satisfatto, non può sposare questa donna. Cioè, uno che disse che il marito morì, non può sposare la moglie, perché non ci affidiamo alla sua testimonianza. Mentre invece uno che portò un get in SSL può sposare la donna, poiché non ci affidiamo alla sua testimonianza. Sono guarda Adam, lì nel caso che uno disse che il marito morì, le cartava, non c'è nessun scritto, non c'è nulla. E ci affidiamo solo a ciò che dice il testimone. E perciò abbiamo un timore che questo testimone testimoniò il falso. Però Aha, nel nostro caso, che uno che portò un get in SSL, e che trova in fin dei conti c'è uno scritto, una testimonianza scritta, e perciò i maestri non ebbero timore che lui falsificò il get, poiché l'esame studiato più avanti che donne non sono credute se vengono a testimoniare che il marito morì. E comunque sono credute quando portano un get e dicono che portano un get dalla diaspora, che dicono per fare una e perciò che differenza passa tra il caso di una testimonianza che riguardo al get, che le donne sono credute, e la testimonianza, l'emità che un testimone disse che riguardo al marito che morì, che se una donna venne e disse che il marito morì, non sono una donna, tale donna non è creduta, poiché perciò il caso che la donna che portò il get disse vi farà nettare in questo caso, siccome c'è Shaktamopia, che c'è un documento per iscritto, e perciò non ci affidiamo completamente a questa donna. Naturalmente uno che porta un get in SSL non abbiamo timore che lui falsificò il get per poter sposare una donna. Benché se uno testimonia riguardo alla morte del marito, abbiamo timore che lui dica una menzogna per sposare questa donna. Se abbiamo studiato la Mishnah, che il testimone, cioè il messaggero che venne e testimoniò che il marito morì, oppure che disse Harakhtiv, io lo uccisi, oppure disse Aragnu che il gruppo di persone riguardo alla quale lui faceva parte uccise il marito, lo è satisfatto, non può sposare la moglie. E da ciò si può dedurre che unio dello Isai Tishto ha reagito a sé, lui stesso non può sposarla, però un altro potrebbe sì sposarla. Ma come fai a dire così? Ma abbiamo detto, benché lui testimonia che lui uccide una persona che è un malvagio, che dovrebbe essere invalido di poter testimoniare. E che ma rabbiose, benché rabbiose disse che Ploni Revani, se uno disse che uno un individuo mi stuprò e commise un atto di omosessualità. Se disse Leonsi che lo fece contro la mia volontà,
ובאחר מצטרפים להורגו. לוי, la vittima, si può unire con un altro per testimoniare contro quella persona e causare che venga giustiziato dalla corte. Però si disse le ragioni, si disse che lui lo fece con mio consenso. In questo caso, Rashavu, lui è un malvagio che fu commesso un atto di omosessualità. Patronra, Atashir Chaim Rashad, Yotel Hamas. E la Torah dice: non piazzare la tua mano con un empio affinché essere un testimone di furto. Adesso la parola Hamas viene derivata dalla generazione del diluvio, che riguardo alla quale è menzionata questa parola. E siccome i maestri esposero che il castigo del diluvio fu causato dal peccato del furto in generale, perciò impariamo che Hamas significa furto. E perciò non possiamo accettare la testimonianza di tale individuo che venne a testimoniare che un altro commise un atto e un peccato cardinale, un peccato criminale quasi, ma anche lui era socio in ciò. Perché ma Shani Duti Shah, se vuol dire che la testimonianza è una donna diversa, un caso diverso da Kiruba Rabbanan, che i maestri furono più clementi, ma invece abbiamo studiato che Gazlan de Dibrem, che un ladro che se commise un furto che è solo condannato dai maestri, non è un furto. Per esempio, uno che gioca a giochi d'azzardo, che secondo i maestri è un furto, perché diciamo uno gioca a carte, un gioco d'azzardo, o per esempio se mandano delle colombe, vince chi la sua colomba giunge prima o qualcosa di questo tipo, che Midrabanan è vietato. Perché è vietato? Poiché quando uno veramente scommette in giochi d'azzardo, veramente lui vorrebbe essere vincitore, non vorrebbe perdere. Perciò quando lui perde non lo dà di proprio di tutta sua volontà, lo dà perché non c'è altro mezzo, non c'è altra scelta, poiché è sconvise in questa maniera. Però veramente quando uno fa o compie diciamo acquisisce qualcosa, o vende qualcosa, qualsiasi transazione commerciale, deve essere tutta di buona volontà. Non può essere che uno veramente non avrebbe voluto di pagare. E in questo caso Cascelle Dutisha, in questo caso è valida la testimonianza della donna, è valida per testimoniare che suo marito morì. Però Gaslandi deve tornare, però se uno commise un furto che è vietato in una Torah, passò le Dutisha, anche per una tale testimonianza, per testimoniare che il marito della donna morì, allora non è accettato. E perciò la questione è: per quale ragione uno che disse che io uccise il marito, che sua moglie può sposarsi in base a questa testimonianza, e in fin dei conti è un malvagio che non dovrebbero accettare la sua testimonianza? E Neima, perciò bisogna dire che era Menashe, Tamar, che era viuda, che disse a Mishnah che se lui disse io uccisi il marito, che
la moglie non può sposarsi in base a questa testimonianza, lui d'opinione dovrebbe essere l'opinione che la ragione della viuda è poiché lui, questo assassino, è invalido persino per la testimonianza di una donna. Mentre invece i maestri sono l'opinione che se lui, che lui, la sua opinione è accettata. Poiché i maestri furono più clementi in tale caso, che benché tale individuo è invalido per testimonianza in una Torah, però per te la testimonianza è valido. È Amalahar Menashe, che Anadamri a filo Rabbanan, veramente io sono l'opinione che se lui disse io uccisi il marito, che la sua testimonianza è accettata, che la moglie può sposarsi, e Tamad Amalahar Kedrava. Ragione è poiché, basandosi sull'opinione di Rava, di Amar Rava, Adam Karov e Zelasmo, Ben Adam, Messina Smo Rasha. Ovviamente una persona non, normalmente non dice che lui è un peccatore, che lui commise un grave peccato. Poiché una persona, Karov Lasmo vuol dire è vicino a se stesso, insomma, ai propri interessi, che non vorrebbe dire che lui è un tale malvagio. E perciò ciò che lui dice che commise un tale reato, non, ciò non viene accettato. Però dividiamo la sua, ciò che lui dice in due parti. Una parte accettiamo. Però non accettiamo la parte che disse che commise un reato. E questo si chiama Palgina di Borà, che dividiamo ciò che lui dice in due parti. Perciò accettiamo una parte e non accettiamo l'altra parte. Perciò se lui disse io ho ucciso il marito, cioè non accettiamo questa testimonianza. Però accettiamo che lui, la testimonianza è che il marito morì. E che morà? Se diciamo che ciò che dissero i maestri, che una persona è Karov Latzmo, vicino a se stesso, se si può dire così, e che dividiamo la sua testimonianza in due parti, e perciò non accettiamo ciò che lui disse che lui uccise, lemma Rabbi Yosef, forse possiamo dire che ciò che disse Rabbi Yosef, il quale disse che se uno disse che un tale mi commise un atto di omosessualità contro me, però non contro me, però lo feci con mio consenso, che non è accettato, cioè la sua testimonianza non è accettata per questa parte, e perciò non viene accettata anche la sua testimonianza contro l'altro, poiché diamo la viuda. Poiché, siccome Rabbi Yehuda disse che ciò che lui disse, cioè uno che disse che io ho ucciso il marito, che non è accettato, e perciò cioè non accettiamo la sua testimonianza che la moglie può sposarsi, secondo Rabbi Yosef, non possiamo credergli riguardo a ciò che lui disse che lui uccise, poiché in fin dei conti lui è un non può testimoniare, poiché è un rasha. E perciò ugualmente uno che disse Plone Rivani, uno commissionato di omosessualità, anche la sua testimonianza non viene accettata. E però dice Agmarà che sia secondo Rabbi Yosef sia secondo Menashe, che veramente la questione, la disputa consiste che secondo i maestri Amar la Rabbi Yosef, Anna de Amri, veramente Rabbi Yosef potrebbe rispondere che io sono opinione che a filo Rabbanan, che colui disse che io ho ucciso il marito, che non accettiamo la sua testimonianza per sposare la moglie, Shani Duti Isha da Kilo Barabaran, il caso della testimonianza riguardo per poter far poter sposare una donna, e
Questo è un caso riguardo al quale i maestri furono più clementi e comunque accettarono la testimonianza anche di coloro che veramente non sono, normalmente non potremmo accettare la testimonianza, che sono Rishayim, poiché sono obsoleti. E poi c'è uno che disse: io uccisi, che è accettato per poter sposare la moglie. E Rabbi Menashe d'Amar, che uno che è un ladro, Minatorah, che è invalido per la testimonianza di una donna, questo ciò che lui disse solo secondo l'opinione di Rabbi Yehuda, il quale disse che se uno disse io uccisi e non accettiamo la sua testimonianza per poter far sposare la moglie, e che non diciamo paghina di burra, che accettiamo la metà della testimonianza, cioè non accettiamo la sua testimonianza poiché è per poter far sposare la moglie. Però dice la Menashe che se anche uno che è un ladro, Minatora, comunque nel caso di poter far sposare una donna, questa testimonianza viene accettata. Che secondo la Menashe ci dice, diciamo sì, paghina di burro, che accettiamo solo la metà della testimonianza e non tutta. E perciò lui l'opinione come erano i maestri che dissero che uno che disse io l'ho uccisi, che è la sua testimonianza riguardo alla moglie è accettata. Però non accettiamo la sua testimonianza riguardo al fatto che lui disse che io l'ho ucciso. Abbiamo sentito la Mishnah che si dice a Raktiv, allora lui dice che no, la sua testimonianza non viene accettata riguardo alla moglie, però se dice a Ragnu Tinasè che l'abbiamo ucciso, che ciò può essere una base per poter farla sposare la moglie. Mishnah Raktiv, Mishnah Ragnu, che differenza passa se dice l'abbiamo ucciso, vuol dire che anche lui partecipò nell'omicidio. Perciò spiega Amar Rabbiuda, Beomer aniti im horgavs, ero assieme a loro, cioè io ho visto mentre lo stavano uccidendo, però non vuol dire che io partecipai nell'omicidio. Perciò lui non era colui che lo uccise. Adesso la Gemara porta una dimostrazione in favore di Rabbiuda, Vatania non è contro, ovviamente Vatania vuol dire uno. Un'opinione contraria, ma invece qui è un supporto. Amrulo, i maestri dissero alla Rabbiuda, ma se abbiamo visto nella Mishnah che Masevri Simcha ci alza lì a Reg ben Gizat Kaputekia, che vi era un scusi, è una verità, non una Mishnah, che vi era un bandito che fu stava a essere portato a essere messo a morte in un luogo chiamato Mikzat Kapotekia. Kapotekia è Cappadocia. E disse lui, questo bandito, le cui imbrula le esce Cimon ben Cohen, ani arakti il bala bikisati le lot. Andate e dite alla moglie di Shimon ben Cohen che io ho ucciso il marito quando entrai in lot. Amrila, altri dissero che era bikisato le lot. Che disse che lui lo uccide quando stava quando Shimon ben Cohen entrò in loro, non lui ma il contrario. Visio e Tishto accettarono di far sposare questa testimonianza di far sposare la moglie. Amalaem disse Rabbi Yehuda a Rabbanan, Misham Raya, da lì la dimostrazione. Poiché Vomera Niti Imurgav, lui non disse che io ero l'assassino, bensì ero assieme a coloro che lo uccisero. Perciò voleva dire Rabbi Yehuda che veramente lui stesso non era l'uccisore. Ma che aveva l'istim che mi ha scritto lì che era un bandito, e perciò forse infatti lui lo uccise.
E risponde Akmara che veramente no, che Cheniz Bassa e Daily Stute, che era solo, lo sospettarono di essere un bandito, ma veramente non era, lui stesso non era l'uccisore. Che Akmara, ma c'è scritto che Ayazzali Araketan, c'è scritto che stava per essere giustiziato, messo a morte, e ciò vuol dire che lui era l'uccisore. Risponde Akmara, no, si tratta che Bedina Dovdeko Favim, ve lo dai che vecatle, che si tratta che era una corte di giustizia di Goim, che loro non sono meticolosi per scoprire la verità, che loro se sospettano qualcuno lo mettono a morte anche se non sono sicuri che quello veramente commise il reato. E perciò il fatto che lui sta per essere giustiziato non vuol dire, perciò lui stesso non era l'assassino, e perciò accettarono, secondo Rabbi Oda, accettarono la sua testimonianza, poiché lui non era l'uccisore, e perciò era valido per poter testimoniare. Dice la prossima Mishnah: Chacham, se asaret haisha beneder al bala, se una donna disse che io faccio un voto che non posso beneficiare di mio marito, in questo caso non possono continuare a vivere assieme. Allora il marito va da un chacham, da un maestro, affinché trovi un petach, una soluzione, un caso che cerca di trovare, che la donna disse, il maestro direbbe alla donna, se in tale caso avresti detto lo stesso, allora se lei dice di no, allora in questo caso gli permette, gli annulla il voto. E si tratta anche del caso che il marito udì il voto ma non lo annullò. E adesso, siccome questo maestro decise che di non annullare il voto, che il voto rimane valido, e perciò in questo caso il marito divorzia la donna, allora dice la Mishnah che a reggere lo Isaina, allora che questo maestro non può sposare questa donna, poiché potrebbe sospettarlo che lui disse che non annullò il voto per poter sposare questa donna. Ora, un'orfana minorenne che ha meno di 12 anni, che fu fatta sposare dalla madre o dai fratelli, che fecero Kiddushin, adesso se lei, Miana, se lei rifiutò, allora ciò è sufficiente e non ci vuole un ghè, non ci vuole nulla. Se lei non vuole sposare questo uomo, non ci vuole un ghè e ciò è sufficiente. Perciò, in questo caso, questo Miun deve essere in presenza della corte, o se Khalsa Befanav, o che fece Khalitsa in presenza di un maestro, Isaina, lui può sposarla, il maestro, sia nel caso di Mion, sia nel caso di Khalitsa, perché lui fa parte della corte e noi non pensiamo che lui abbia fatto qualche azione illegale per il proprio interesse, che fa parte di tre giudici, e perciò non abbiamo dubbio che fece qualcosa, qualche trucco, e per questa ragione che permisero di potersi sposare. Dice Akmara, e tirà, ci parlano del caso del maestro che non annullò il voto della donna, però se permise, perciò se annullò il voto della donna, adesso lei può continuare a vivere con il marito. Adesso se il marito morì o la divorziò, allora si può dedurre da ciò che Isaina la potrebbe sposare. Chiediamo a Rabbi, ma in che caso si tratta? Ilima Bechar, se si tratta di un solo giudice, Chadmi Matzi Matir, ma chi dice che è permesso che un giudice sia da solo, che lui possa permettere? Abbiamo studiato che Rabbi Chia, Barabin, Ramamram, che Tanà, la Santa Verità, attratte Dorim Bishnusha, che per mettere un voto ci vogliono tre giudici, non uno,
Bella vitlata, perciò bisogna dire vitlata che vi erano tre giudici. Perciò se erano tre giudici, mi chiede come fa a dire che era sospetto di vietare la donna se vietò, nel caso che lui vietò e perciò non annullò il voto e perciò abbiamo il sospetto che lui lo fece intenzionalmente per poterla sfodare, Vatnan. Mi ha studiato nella Mishnah, Mianah, quella abbiamo presentato appena adesso, Mianah o Shechalza Befanav, se fece Mion, la piccola orfana, o Shechalza la Yevamah, fece Chalitza in presenza del maestro, il Senna la può sposare, finisce Ubedin, perché lui fa parte della polizia, quello abbiamo appena visto nella Mishnah adesso. E risponde Gemara. E perciò la questione è un maestro che decise, che fece parte della corte, di non permettere e di non annullare il voto della donna che votò di non beneficiare del marito, che non può sposarla, per quella ragione lo sospettiamo. Rispondo là che veramente l'Eolam si tratta che può annullare. E si tratta Bechad di un solo giudice, Kidamar Rav Chisda Rav Yochanan, Beachid Mumche. Si tratta di un maestro che è esperto in ciò, che allora può sì decidere se annullare o no i voti, può decidere da solo. Achanam Beachid Mumche, perciò anche qui, nel nostro caso, una Mishnah che dice che non può sposare, si tratta di quando lui giudicò da solo. Abbiamo studiato la Mishnah Mianah o Shechalza che può sposare Tama de Bedin, che lui fa parte di una corte di tre giudici, Abitrei, però se erano solo due giudici, no, non può sposarla. Mishnah, per quella ragione, Mehadit Naam, che abbiamo studiato Edim HaChatimim HaSdemikah, se vi erano testimoni che avevano firmato la testimonianza di una vendita di un terreno, Galgetti Shah e testimoniarono una testimonianza riguardo un ghetto e una donna che possono, e nel caso dell'acquisto o vendita di un terreno, che loro possono acquistare questo terreno dopo di ciò, oppure uno dei testimoni può sposare questa donna benché lui firmò sul ghetto. Poiché i maestri lo hanno chachamim, poiché i maestri non avevano dubbi riguardo a ciò, poiché uno normalmente non va a falsificare queste cose, e perché in fin dei conti loro veramente durante questa transazione, durante il get, loro non avevano apparentemente nessun interesse e perciò non vengono. E non vengono annullati, no, vengono meglio detto, squalificati dall'essere testimoni. Però abbiamo visto che appena adesso che si può dedurre da se vi erano solo due giudici, allora abbiamo sì timore che vi sia qualche interesse che potrebbe causare che la gente abbia dei dubbi, che forse vi è qualche cosa che non fu fatta secondo la halakha. E risponde Gemara, chiaramente anche normalmente se vi erano due giudici, anche normalmente non avremmo dei sospetti su di loro. E poiché il Gufa Kamashana viene a insegnarci che da fuke mi mande amar mi un bifnei shnaim, che vi è chi dice che mi un, che l'orfana può rifiutare in presenza di due giudici. Kamashmaran viene a insegnarci che mi un bishosha, che ci vogliono per forza tre giudici e non due. Però se rifiutò in presenza dei giudici,
ciò è invalido, questo mio. Pietro diceva, Ivailo, ciò abbiamo studiato che uno non può, uno che portò il get dall'estero, o uno che si immolò riguardo la morte di un uomo, del marito, o di un maestro che non annullò il voto di una donna che fece il voto. Se Canas si veramente sposò, abbiamo detto che non può sposare, però se sposò, Mao Chuzi si è obbligato di divorziarlo oppure no? Rav Kana Amar Canas Mozi, che deve divorziare. Ravashi Amar Canas Mozi, che invece Ravashi dice che non deve divorziare. Tani Lehu, che i maestri Rav Zushi, Zuti, Dibei Rav Papi, che Dibrei Omer, Canas e Nomozi, che veramente i maestri dissero che, come Ravashi, che non deve divorziare. Amr Rabbanan de Ravashi, e Gemara Osvara, ciò che lei disse che non deve divorziare, questa è, lei lo dedusse perché è logico così o perché lo ricevette una tradizione dai suoi maestri? Amar Lehu, no, semplicemente mettete una Mishnah che c'è scritto, quello che abbiamo già studiato prima, Nidav Kavdal Damodbet, Anita Mishivcha, uno che era sospettato di aver avuto una relazione con una schiava, Mishtacherà, e dopo ciò lei fu liberata, oppure ebbe una relazione e fu sospettato che ebbe una relazione con Goya, Moved Kohavim, e Venitgera, e si convertì all'ebraismo, Arezzo lo Iknos, che non deve sposarla. Ve'im kanas en mozi, però se la sposò non deve divorziarla. Perciò vediamo, Alma, birnana lo mafkina, per il semplice fatto che vi fu, che corsero delle voci, birnana vuol dire ciò, corsero delle voci, lo mafkina, non la facciamo, non obblighiamo di divorziarla. E Hanami, perciò anche in questo caso, Birnana, anche in questo caso, anche non obblighiamo di divorziare. Terminiamo qui, che ci benedica.